Lei è molto presente sul territorio, le sue visite agli hub vaccinali della provincia come questo di Bolano sono frequenti, è uno sforzo immenso della macchina sanitaria, è una sinergia anche tra la sanità pubblica, la sanità privata e le farmacie. Sì, è uno sforzo immenso ma uno sforzo necessario. Devo dire che però in questa azienda ho trovato una grandissima collaborazione da parte dei distretti e dei comuni, perché tutto il lavoro fatto con gli over 80 è diventato anche un modello per la restante parte della regione. E, per quanto riguarda la collaborazione con le farmacie è fondamentale, anche se loro purtroppo pagano un po' il problema del vaccino AstraZeneca, cioè hanno per adesso poca disponibilità di vaccino di questa tipologia, e a breve presso la FITRAM ci sarà anche una linea gestita dal privato accreditato. Sulle varie tipologie di vaccino si è fatta un po' di comunicazione non buona a livello nazionale, lei si sente di tranquillizzare che tutti i vaccini sono sicuri. Un altro nodo che è un pochino irrisolto è quello delle vaccinazioni a domicilio. Per quanto riguarda la sicurezza dei vaccini, i vaccini sono sicuri. Bisogna tenere presente che il mondo scientifico ha fatto un grandissimo lavoro, perché in neanche un anno ha proposto dei vaccini, alcuni a mRNA, alcuni a vettore virale, e naturalmente vanno seguite le indicazioni. Adesso AstraZeneca è per gli over 60, perché si è visto sui grossi numeri che sopra quest'età il vaccino è più sicuro. Noi teniamo un quarto d'ora le persone, non abbiamo avuto nessun effetto collaterale, quindi cioè, i vaccini sono sicuri, altrimenti non sarebbero stati messi in commercio. È evidente, come per tutti i farmaci di cui oggi nessuno parla, solo sui grossi numeri, cioè milioni di persone, si potrà capire se ci sono altri effetti collaterali, e questo avviene comunemente per tutti i farmaci nuovi che vengono messi in commercio, non solo per i vaccini. Per quanto riguarda i vaccini domiciliari, come ho detto, siamo partiti l'8 marzo a Spezia. Abbiamo fatto già quasi 500 vaccinazioni domiciliari. Bisogna anche comunicare il fatto che se si va a domicilio in un'ora si fanno due soggetti. Il vaccino Moderna è arrivato, che è quello che può essere utilizzato a domicilio. Io vorrei tranquillizzare sul fatto che stiamo cercando di vaccinare prioritariamente caregiver, perché le persone purtroppo allettate che sono a domicilio sono in un loro lockdown da tempo, e quindi bisogna cercare di non portarglielo dall'esterno, quindi la necessità di vaccinare al più presto i caregiver.